Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca Colli. Purtroppo Franco Conte, il nostro segretario, non è potuto rimanere a causa inderogabili impegni di lavoro e ha delegato a me, in virtù che sono un rappresentante del coordinamento politico territoriale di Progress Progetto Repubblica, di leggerlo al posto suo. Il 20 aprile scorso più di 500 fra uomini, donne e bambini si sono mobilitati per la Marcia della Terra, un'iniziativa fortemente simbolica che volutamente richiamava il sogno di un piccolo grande uomo che con la forza dell'amore e del rispetto per se stessi ha portato una grande nazione come l'India a liberarsi dal giogo e dalla sussistenza politica ed economica. 500 uomini e donne libere che con un pugno di terra raccolto dalla propria comunità ha voluto dare un segnale a difesa non solo della vostra comunità, ma per sostenere la battaglia comune che porterà tutti noi a prendere in mano il proprio destino. Oggi siamo ancora qui, questa volta senza gesti simbolici, come l'albero che è qui fuori e che pianteremo, ma con un atto concreto, forte, bellissimo, e che tutti possono condividere grazie agli strumenti del web che amplificano le nostre voci. Noi non siamo qui per dire un semplice no alla Saras, non siamo qui per salvare questo o quell'orticello, e sicuramente noi non siamo qui per farci dire che il fabbisogno italiano di gas metano è decisamente inferiore a quanto l'Italia produce, non ci interessa. Siamo qui per chiarire con forza e determinazione che le soluzioni ai problemi di questa nostra terra passano attraverso processi decisionali comuni e partecipati, che le scelte politiche che oggi prenderemo influenzeranno i prossimi 20-30 anni, così come in passato altre scelte scellerate hanno portato terribili effetti che oggi vediamo e respiriamo tutti i giorni. E chi abita vicino alla raffineria di San Rocco o ad altre terre e aree industriali sparse da nord a sud per l'isola sa a cosa mi riferisco. Siamo qui per dire che la classe politica regionale di destra e di sinistra, tranne gli amministratori locali, non tutti, hanno perso il loro naturale ruolo di difensori della cosa pubblica. E voi che riempite questa sala siete la dimostrazione di quella classe. Di quella classe politica si può fare a meno, che questa politica fatta di delega e di rappresentanza non solo è fallibile, ma risulta essere spesso complice degli interessi privati di pochi a discapito di tutti gli altri. Pigrizia, ignoranza, malafede, lascio a voi decidere i motivi, fatto sta che il fallimento di questo sistema politico è sotto gli occhi di tutti. Fermare questo progetto è forse la cosa più importante che si possa fare oggi per la nostra terra e per la futura Repubblica di Sardegna che abbiamo in animo di costruire. Serve un segnale, un cambio di rotta rispetto agli ultimi 60 anni di decisioni prese altrove e calate sulle nostre teste, sulle nostre spalle, sui nostri cari che vanno via o che se ne sono già andati, ma non basta. La nostra terra sta soffrendo. La Sardegna piange perché è stata riempita di rifiuti, di scorie, di morte, quindi non basta dire no. Ad Arborea dico, urlate non basta, prendete le bonifiche per i vostri figli e non solo per la qualità del vostro prodotto. E alla Saras dico, fate di più, bonificate e salvatevi l'anima, ne avete solo una e non la potrete vendere ai russi. Grazie.